corsia 2 per l'americana. Qui c'è la scozzese campionessa d'Europa Elliot Child. Questa è una gara molto europea, ma anche molto aperta. Child non è quella dell'anno passato, peraltro ha fatto 54-22. Gara nordica anche, se vogliamo, perché sta la Slot Patterson. 53-99, la terza al mondo quest'anno, la migliore proprio Shamir Little con il risultato dei campionati nazionali. Però Little rischia di pagare un po' la tanta attività della parte primaverile. Susanna Heinova, la campionessa del mondo in carica, quest'anno ha trovato una grande condizione proprio ad inizio luglio nel confronto proprio con Sarah Slot Patterson. E qui Cassandra Tate, l'americana, dovrebbe essere lei la più forte delle americane, per quanto Shamir Little abbia vinto il campionato nazionale. Qui Calice Spencer e la sua esperienza. È in fase di ascesa rispetto a una condizione che si presentava deficitaria solo un mese e mezzo fa. Calice, la 28enne. E poi nome nuovo, questa Wanda Nell. La Sudafrica aveva già proposto atlete di livello e atleti di livello nei 400 ostacoli, anche su Rita Febbraio fra questi. E poi tocca Genevieve Russell. Heinova si lascia preferire, l'anno della vittoria a Mosca ai campionati del mondo non patì alcuna sconfitta, una dozzina di vittorie, qualcuna anche di a Mosca nettezza. Era molto, molto forte, vinse in 52-70, poi problemi a un tendine d'Achille, ha perso tutta la stagione 2014, non è venuta a Vigo. E adesso si presenta qui con i favori del pronostico, ieri la migliore delle semifinali con 54-24. 52-83 di primato e l'undicesima di sempre. Davanti a lei anche europee come Fanny Halkia, che ha ballato una sola stagione, poi venne squalificata, la greca che vinse Atene 2004, Sally Gunnell, è stata primatista mondiale, Natalia Antiuk, ma la più forte Julia Pechonkina a Tula ormai 12 anni fa aveva ottenuto il primato del mondo. Ci sono state edizioni con primato del mondo, quella di Gotemburgo allo stadio Ullevi quando Kim Batten fece 52-61, Tania Buford 52-62, battendo il record che allora era quello di Stoccarda 93, il campionato del mondo di Sally Gunnell. Ecco, anche lei è fra le commentatrici tecniche della BBC, se ne parlava in mattinata o nella nottata italiana. Parte forte Wendy Nell, anche Cassandra Tate. Errore intanto di Calice Spencer, fuori dalla gara la giamaicana. Cassandra Tate l'ha passata via, ha preso bene il punto di riferimento Susanna Heinova, è più dietro invece Sarah Slot Patterson, che però è solita venire fuori sul rettilineo finale. In testa Heinova, atleta della Cecchia, ha appena abdicato la Cecchia per il giavellotto come titolo mondiale. Heinova sembra in lizza per bissarlo, ma attenzione che Tate è in lizza e anche Shamir Little, che però tocca questo ostacolo. L'americana torna sotto, anche Patterson per la medaglia. Heinova va verso la vittoria, Heinova verso la vittoria. Il secondo posto è di Cassandra Tate, no, Shamir Little nel finale, 53-50, si è ritrovata Shamir Little proprio in finale. Il terzo posto di Cassandra Tate, Heinova felicissima. Il quarto posto a poco dal podio per Sarah Slot Patterson, danese. Intanto il 53-50, migliore